Buonasera! Buonasera a tutti voi, benvenuti a PCS Futsal, un'altra grande serata dedicata al calcio a 5 del nostro territorio per raccontare tantissimi gol, tantissime emozioni che abbiamo vissuto nel weekend. Ci sono anche prime volte di cui parleremo questa sera, sia per le prime squadre che per le giovanili, ma non vi anticipo subito tutto. Innanzitutto buonasera al nostro Daniele Silvestri. Buonasera Gabriele. Buonasera a tutti. Ovviamente ci accompagnerai insieme al nostro sgradito collaboratore Matteo Lupini dalla redazione Lupini. Buonasera Gabriele, un saluto cordiale a tutti voi cari amici telespettatori dal vostro mega direttore Matteo Lupini della redazione del Lupini News 23. In costante collegamento con www.pontinacalcioshow.com, dove potete trovare tutte le notizie sul calcio a 5 dalla serie B alla serie D, passando per il settore giovanile. C'è tanta carne al fuoco, ma prima che si bruci passo la linea a voi di PCS Futsal. Grazie Matteo. Allora, presentiamo gli ospiti di questa sera. Era stato già qui per l'esordio in casa della sua Fortitudo Futsal Pomezia, adesso ritorna per la prima vittoria storica in Serie C1, mister Esposito. Buonasera mister. Buonasera a tutti. E poi non poteva non riabbracciare la sua Mirafin il capitano Daniele Cece. Buonasera Daniele. Mirafin prima in classifica, ne parleremo proprio fra pochissimo, parleremo anche dei giovanissimi della Fortitudo Futsal Pomezia, giovanissimi elite, anche loro festeggiano la prima storica vittoria, allora ce li abbiamo qui per celebrarli. Buonasera ragazzi, benvenuti a PCS Futsal, ci racconterete ovviamente questa partita e tante cose di voi, ma prima iniziamo con la Serie B. Allora Matteo Lupini, risultati e classifica. E precisamente del girone E, Gymnastic Fondi Active Network 4-3, Città di Carnevale Saviano Fiorentino 4-3, Alma Salerno Venafro 4-2, LPG Futsal Casoria Sagittario Pratola 8-5, Mirafin Tormesi Ortora 4-0, Futsal Marigliano Brillante Torino Futsal 5-8, Todis Lido Iostia Virtus Fondi 3-2. Passiamo alla classifica che vede in testa in solitaria la Mirafin a 9 punti. Seguono a 6 Gymnastic Fondi, Virtus Fondi, Todis Lido di Ostia, Città di Carnevale Saviano. Chiude a 0 punti il Venafro. Daniele. Allora sì, la classifica è evidente, parla in modo eloquente, chiarissimo. Mirafin prima, subito fuga. Chiedo al capitano se era quello che si aspettava, quello che si auspicava immagino, ma quello che si aspettava era nelle premesse, c'era nell'aria questa bellissimo avvio di campionato? Beh, sicuramente si auspicava, non ce l'aspettavamo perché questo è un campionato dove le squadre non si conoscono, quindi non sai mai cosa aspettarti. Detto questo ovviamente ce lo auspicavamo. Le prime tre partite sono andate bene, stiamo a punteggio pieno e soprattutto stiamo migliorando di partita in partita, quest'ultima è stata la nostra migliore e quindi siamo contenti per questo. C'è una crescita della squadra in un contesto, come appunto diceva, comunque complicato da vivere perché tante realtà sono comunque una sorta di novità, no? In questo anche gruppone che vi insegue, quale potrebbe essere la squadra un po' più, tra virgolette, accreditata a darvi fastidio, visto che voi siete lassù, guardate tutti dall'alto? Ma senza conoscerle tutte, direi Lido di Ostia. Lido di Ostia sicuramente ha nella rosa ha giocatori di livello, giocatori che hanno fatto categorie assolute, sì. E quindi professionisti anche, quindi sicuramente Lido di Ostia, che tra l'altro ha vinto una partita importante contro il Fondi, quindi riaccorciando verso l'alto. Accorcia quindi verso la Mirafin, che però non sbaglia un colpo per adesso. Allora andiamo a vedere cosa è successo nell'ultimo match contro il Tombesi Ortona. La Mirafin vince 4-0, vediamo il servizio. Ritorno al Pala Enea per la Mirafin, in testa un solo pensiero, continuare a cavalcare l'onda positiva dell'ottimo inizio di campionato. Il Tombesi Ortona però arriva con tutte le carte in regola per imbrigliare la squadra di Salustri.
Gli ospiti mettono grande concentrazione difensiva e si fanno pericolosi per primi con Bonsignore arginato da Moranti. Fantasia spagnola al potere per la mira finché risponde con Alex Alonso subito dopo, autore di due conclusioni pericolose. A regnare l'equilibrio, giallo-verdi bene in avanti con Fratini a fare da scudo con il corpo. La coppia d'oro Oscar Alonso produce poi uno spunto d'applausi, ma è palo per Alex in estirada. Si mettono in luce i portieri, bene Pieragostino su Ferreira al nono, poi è Moranti a chiudere le frontiere, prima su Morelli, poi su Rossi e infine ancora in uscita tempestiva su Ameli. A dare la scossa alla partita al quindicesimo è Alex Alonso, numero su Pasquini e poi tocco sotto al braccio del portiere per un gol bellissimo che porta in vantaggio la Mirafin. Il Tombesi non si scompone, con Bonsignore tenta di aggiustare le cose, ma rischia anche tantissimo prima della pausa facendo un regalo enorme a Fratini, che però non riesce ad approfittarne. Nella ripresa gara che resta sul filo del rasoio, gli ospiti con Ameli hanno la chance più netta in assoluto, ma Oscar Santaliestra salva tutto con un mezzo miracolo. Il Tombesi però ci crede, ancora grande occasione per Bonsignore che non inquadra lo specchio. Poco dopo Bonsignore invece è sfortunato perché trova la parata sensazionale di Moranti. La Mirafin esce dall'impasto a metà secondo tempo e comincia di nuovo a dialogare bene con i suoi talenti. Arco Gamitz non concretizza, una splendida azione di accerchiamento, ma dopo un minuto in modo molto simile la palla la mette dentro sfruttando l'assist di Alex Alonso ed è quindi 2-0 Mirafin. Alonso ha l'opportunità di incrementare, ma tu per tu con Pieragostino non riesce ad ingannarlo. Il Tombesi continua a provarci, prima a giro con Rossi e poi con Morelli da ottima posizione. Pessima esecuzione, verso lo scadere portiere di movimento per gli ospiti e grossi rischi. Oscar può approfittarne, ma si vede sbarrare la strada all'ultimo. Nel finale invece Alonso intercetta e non ci pensa su due volte. Pallonetto preciso ed inesorabile che va a fermare la sua parabola nella porta del Tombesi. Ed è così 3-0 con gara virtualmente chiusa. C'è però spazio per la gioia personale di Fratini che suggella la prestazione di sacrificio con la rete del 4-0. E la gara termina così, punteggio pieno per la Mirafin che continua a sognare, ma con sempre più concretezza. Eh sì, sogno che continua, ma continua con solide basi, no Daniele? Perché avete vinto un'altra partita in casa, ma l'avete vinta forse in maniera anche un po' diversa, forse con maggiore maturità, non so se siete d'accordo. Sì, assolutamente, è stata una partita molto combattuta. Il 4-0, come avete visto nell'immagine, abbiamo allungato gli ultimi 3 minuti quando loro sono usciti col portiere di movimento. Però fino alla fine gli avversari erano presenti, erano vivi e noi siamo stati bravi e attenti, a differenza di altre volte dove magari il risultato è stato più ampio, ma in effetti poi la partita non era andata così. Quest'ultima di sabato siamo stati bravi per questo. Chiaramente abbiamo detto tante volte quanto sia difficile prepararsi in base agli avversari che non si conoscono benissimo. La squadra che avete affrontato è una squadra abruzzese. Ti chiedo, il mister Salustri, come ha preparato questa gara? Se ha preparato qualcosa di diverso oppure semplicemente stessa filosofia, stessi accorgimenti al di là dell'avversario? Beh, come hai detto tu, non si conosce l'avversario, quindi è difficile sia per noi, in particolar modo per il mister, prepararla in funzione dell'avversario. Maurizio poi è molto bravo nel preparare, nel dare le giuste attenzioni a tutti i particolari, nel mantenere la squadra concentrata, unita, e quindi ha fatto questo, per ora fa questo all'inizio della partita, cercare di mantenere tutti al massimo della concentrazione, e poi sfruttare quelle che sono le nostre caratteristiche, insomma. Non so se voi calciatori siete abituati a leggere magari organi di stampa delle altre regioni quando parlano delle vostre avversarie. Comunque dal Tombesi in settimana era stata evidenziata la vostra capacità in attacco e quindi dicevano di voler fare una partita molto attenta in difesa e così è stato. Quindi non so se vi aspettavate questo atteggiamento e in cosa voi siete stati bravi per portarla a casa. Ci aspettavamo in parte questo atteggiamento. Ed effettivamente loro si sono comportati così, sono stati lì nella propria metà campo ad aspettarci. Noi siamo stati bravi a non avere fretta e a concedergli poche ripartenze. Siete stati bravi però anche in fase difensiva, perché un tabellino 0 gol subiti,
E non so se vuoi dirci qualcosa su Moranti, perché di partita in partita sta crescendo in maniera esponenziale, ogni volta che viene chiamato in causa, insomma. Assolutamente, si fa trovare, però. Noi devo dire che da questo punto di vista siamo fortunati, abbiamo un parco portieri, ma dalle giovanissime proprio di assoluto livello. Enrico quest'anno sta andando benissimo. L'anno scorso non ha giocato sempre dall'inizio, non è stato sempre chiamato in causa in tutte le partite, ma era comunque presente e pronto. Quest'anno è partita alla grande e ci sta aiutando, lui sta contribuendo tanto in questi nostri risultati. Lui sta contribuendo, stai contribuendo di nuovo anche tu, sei stato annunciato come l'ultimo acquisto proprio qui nel nostro studio dalla società. C'era la possibilità di non continuare, poi invece adesso continui a scendere in campo con questa maglia. Allora non so se vuoi raccontarci un po' che estate è stata la tua e se ti sei sentito importante, trattato in maniera diversa ed importante dalla società. Ma è stata un'estate da questo punto di vista molto travagliata, non abbiamo trovato subito l'accordo, in parte per problemi miei, in parte per problemi della società. Alla fine ci siamo incontrati col presidente a settembre in corso preparazione e niente, ci siamo guardati in faccia, ci siamo stretti la mano, abbiamo detto continuiamo pure quest'anno insieme, cerchiamo di ottenere il massimo e sono stato molto contento e spero che insomma lo sia anche la società e che i risultati diano ragione a entrambi, insomma. Non so se mi sbaglio, ma mi sembra di ricordare che tu avessi qualche dubbio riguardo la fascia di capitano, nel senso non eri sicuro che poi questa fascia ti sarebbe stata ridata, invece beh sì, perché comunque col fatto che l'anno scorso è stata un'annata particolare, perché io per motivi, per impegni miei personali di lavoro, comunque sono stato poco presente durante gli allenamenti, nonostante ciò mi hanno assegnato la fascia da capitano, però oggettivamente non era facile portarla visto che non eri d'esempio. E quindi quest'anno io non avevo questa certezza, sono stato contento comunque che la società mi ha riconfermato e mi ha affidato questo ruolo, questo compito, e sento che comunque la squadra mi supporta in questo, e quindi questa è la cosa che conta di più, perché poi il capitano è capitano non se lo assegna, non se la fascia l'assegna la squadra, la società, ma se la squadra lo riconosce come tale, insomma. Che significa per te essere capitano della Mirafin? Ma per me è motivo d'orgoglio, perché comunque ti carichi di, in parte ti senti responsabile di tante cose, ti senti responsabile dei ragazzi più giovani, ti senti responsabile di mantenere alta la concentrazione in campo, ti senti responsabile nel dare quella grinta e quell'atteggiamento giusto e necessario per portare a casa i risultati, insomma. Dallo spogliatoio cosa ci puoi raccontare magari dei ragazzi nuovi, magari gli stranieri, come si stanno integrando con voi? Quest'anno abbiamo diversi stranieri nuovi, che poi per varie ragioni già conoscevamo, Ferrera, perché l'anno scorso è stato vostro avversario. L'anno scorso è stato nostro avversario, quindi io ci scherzo dicendogli ti abbiamo comprato quest'anno non per farti giocare, ma per non farti giocare mai più, visto che l'anno scorso ci ha fatto perdere, esatto, la Coppa. E Alonso, il nostro bomber, capocannoniere del girone, e l'avevamo conosciuto tramite Oscar, che l'anno scorso era venuto in corso campionato, e lui sta apprendendo adesso la lingua, stiamo iniziando a scherzare e ridere anche con lui, e no, c'è un clima disteso, ovviamente questo è dato anche dai risultati, non bisogna nasconderlo, però insomma le cose adesso stanno procedendo bene, e siamo tutti uniti al momento. Ovviamente le cose vanno benissimo in questo momento, tu però conosci bene questa società che ha cercato di raggiungere questo obiettivo della Serie B partendo da molto lontano. Allora, se dovessi descrivere la società Mirafin, le persone che ci sono dentro e un valore principale che questa società esprime nel fare futsal, cosa ti verrebbe da dire? No, assolutamente, allora, assolutamente è un ambiente veramente bello, perché
Ovviamente c'è tanta, tanta passione, ma quella la trovi, la trovi un po' dappertutto, perché intorno a questo sport c'è veramente tanta passione, c'è gente che ci mette il cuore, ma quello lo trovi ovunque. E quello che non trovi sempre è l'onestà. L'onestà intellettuale, l'essere schietti e sinceri, l'essere di parola, mantenere la parola data fino in fondo. Questa è una cosa più difficile da trovare in questo mondo, e questa società invece ne è portabandiera proprio. Beh, sicuramente ti stanno ascoltando, saranno felici di ascoltare le tue parole. Devo avere ancora il rimborso, quindi. Ecco. Insomma, stiamo lavorando anche per quello. No, a parte gli scherzi, insomma, Daniele, pilastro della Mirafin, io devo ringraziarti per essere stato con noi. Grazie a voi per avermi ospitato. Devi salutarci, insomma, un po' prima del tempo per impegni di altro genere, ma ovviamente sarai sempre ospite gradito qui a PCS Futsal, e ti faccio un in bocca al lupo per questa stagione Crepi. Appena iniziata. Crepi. Grazie a voi. Grazie Daniele. E noi ci fermiamo, un piccolissimo break, e poi torniamo con la Serie C1, i ragazzi, i giovanissimi elite e tanto altro, fra poco.